In questa lezione introduciamo i metodi di fusione e per capire esattamente di che si tratta, la cosa migliore è procedere con un esempio pratico. Allora, osservate queste due immagini. Il mio intento in questo momento è di creare un'immagine composita dove avremo, in questo caso, questa fotografia del pianeta Marte e vorrei sovrastarla da un cielo stellato di forte impatto che è rappresentato da questa seconda immagine. Bene, allora cominciamo innanzitutto con l'aprire questa immagine con il nostro Affinity Photo. E andiamo quindi semplicemente a trascinare sull'icona del programma per aprirla. E voilà. Bene, la prima cosa che senz'altro avrò bisogno di fare è di creare dell'ulteriore spazio sulla mia tela su cui l'immagine poggia per farvi ospitare poi il cielo stellato. È una cosa che se avete studiato le lezioni precedenti dovreste poter riuscire a fare, però un ripasso sicuramente non guasta. Allora, prendiamo in questo caso, facciamo una piccola riduzione di visualizzazione e in questo caso andremo alla voce documento e sceglieremo ridimensiona tela. Ridimensiona tela mi illustra che questa immagine ha in questo momento queste dimensioni. Supponiamo che voglia avere in questo caso delle proporzioni quadrate della mia tela. Per fare questo, quindi andrò a sbloccare il vincolo tra base per altezza in maniera tale che possa definire una nuova altezza di questo documento, in particolare quindi altrettanti 4000 pixel esattamente come la base. E chiederò che la nuova tela che vado adesso quindi ad impostare si espanda tenendo bloccato il margine inferiore. Il risultato sarà esattamente come mi aspettavo, quello che state vedendo. Quindi adesso ho spazio per introdurre quindi la nuova immagine. Ma per fare questo, prima ancora, opportunamente andrò a riempire la mia immagine, in questa area mancante, di una stessa tinta dello spazio, in maniera appropriata. Per fare questo, la prima cosa che andrò a fare sarà quella di andare a scegliere quindi il densitometro o il contagocce e faccio un clic più o meno in quest'area per campionare questo tipo di tinta. Fatto questo, non vado altro a, faccio altro che prendere quindi lo strumento di riempimento rappresentato da questo piccolo secchiello nella mia barra degli strumenti e farò un clic all'interno di quest'area. E quindi ho riempito esattamente della stessa tinta anche la rimanente porzione di immagine che ancora mancava. Quindi ho riempito la mia tela in maniera uniforme. Ok, andiamo a prendere adesso invece l'immagine del cielo stellato. E dal menu File andrò a scegliere quindi in questo caso semplicemente Posiziona. Vado quindi a sfogliare all'interno del mio hard disk e vado quindi a scegliere proprio l'immagine dello spazio. Compare questo cursore che mi permette quindi con un'operazione di trascinamento di definire posizione e dimensione dell'immagine che sto in questo momento inserendo e faccio semplicemente questo tipo di operazione, questo trascinamento. Ed ecco che quindi la mia immagine è stata inserita e diligentemente è stato creato un nuovo livello superiore a quello già esistente dove posizionare quindi la mia immagine. Quindi abbiamo adesso due livelli dove abbiamo l'immagine dello spazio e invece quella sottostante abbiamo l'immagine di Marte che abbiamo elaborato poco fa. Benissimo. Il problema in questo caso dal mio versante è quello di riuscire letteralmente a fondere tra di loro queste due immagini in maniera armonica. Per fare questo è un grosso problema di per sé stesso, perché dovete immaginare che avrei la necessità, per esempio, di conservare all'interno del cielo stellato anche, per esempio, l'immagine di questo sole. Dovrei fare quindi un'operazione di mascheratura, ma piuttosto complessa e non necessariamente magari riuscirebbe in maniera morbida e accurata. A questo scopo possono venirci in aiuto i cosiddetti metodi di fusione, che non sono altro dei criteri attraverso il quale io indico ad Affinity Photo come un'immagine si deve fondere su un livello rispetto a quella sottostante, basato su determinati algoritmi, cioè o determinate caratteristiche, come per esempio ciò che è più scuro rispetto a quello che sta sotto si deve vedere e non viceversa. È abbastanza difficile di per se stesso andare subito a scegliere quello che può essere il metodo di fusione consono al mio scopo.
In questo caso non c'è come provare, ma Affinity Photo ci dà questa possibilità in maniera davvero super interattiva. Attraverso, come vedete, sempre dal pannello dei livelli, possiamo scegliere quindi il metodo di fusione che vogliamo da questo menu a comparsa. Osservate attentamente, possiamo vedere ci sono veramente molti metodi di fusione, come scurisci, colore più scuro, moltiplica, colore, brucia, schiarisci, eccetera, eccetera, eccetera. Per capire che tipo di risultato visivo otterrò scegliendo uno di questi metodi di fusione, basta semplicemente che scorriate il vostro menu. Quindi se scelgo scurisci, ecco quindi istantaneamente il feedback rispetto a quello che sto ottenendo. Se scelgo moltiplica otterrò questo effetto, colore brucia questo, schiarisci questo. Per esempio, già io qui mi fermo. Perché ho esattamente quello che è, di cui avevo bisogno, e cioè questo cielo che si fonde armonicamente anche sul pianeta Marte con anche questo sole, perfetto, esattamente come effettivamente lo volevo. Posso, giusto per divertimento, andare, che so, a esplorare altri metodi di fusione. Magari anche il metodo di fusione scherma può essere valido e interessante. Vado unitamente ancora a vederne altri, che so, aggiungi, sovrapponi, luce diffusa. Vedete che semplicemente scorrendo i vari metodi di fusione posso eventualmente scegliere quello che maggiormente si sposa rispetto all'idea che avevo in testa. Mettiamo per esempio lasciamo pure quello che avevamo scelto precedentemente, quindi per esempio il metodo di fusione schiarisci. E per completare, se vogliamo, e raffinare perfettamente il mio intervento, adesso a livello relativo allo spazio aggiungerò una semplice maschera di livello. Vado a prendere come al solito il mio pennello e faccio una spennellata in quest'area, avendo cura che comunque il colore ovviamente sia nero, per andare per esempio a ripristinare perfettamente perlomeno il pianeta Marte in questo caso. Vedete che in questo modo ho realizzato questo tipo di intervento veramente con notevole efficacia. In questo momento, per esempio, posso anche fare un ulteriore aggiustamento andando, per esempio, a spostare il mio soggetto in un qualsiasi altro punto. E vi ricordo che se io faccio questa cosa, vedete che sto facendo uno sbaglio, perché in questo momento sto spostando il livello dello spazio, ma anche la sua maschera, generando questo artefatto che ovviamente non voglio. Vi ricordo che è utilissimo in questo caso selezionare blocca sottolivelli, in maniera tale che in questo caso, vedete, io possa spostare, ridimensionare, rielaborare il mio cielo mantenendo la maschera che io ho creato precedentemente, permettendomi quindi questo tipo di libertà. Quindi i metodi di fusione possono essere davvero estremamente utili proprio per istantaneamente fondere tra di loro con diverse soluzioni visive i vostri livelli uno rispetto agli altri.